Sono stati tanti i giovani che hanno animato nella mattinata di domenica 4 febbraio uno degli appuntamenti tradizionali più attesi del mondo agricolo, ovvero la festa del ringraziamento, collegata all'evento in onore del patrono Sant'Antonio Abate. A Valperga però l'uscita è stata anche l'occasione per riportare l'attenzione su un momento complicato vissuto dai coltivatori italiani ed europei, i quali con molta fermezza stanno facendo sentire la propria voce, dato che il futuro per tale comparto appare sempre più incerto. La manifestazione che si è tenuta nell'attiva comunità altocanavesana ha visto prima il ritrovo dei mezzi nel piazzale antistante le scuole, dove si è svolto ancora un rinfresco di benvenuto. Come consuetudine vuole, è stata poi la volta della Santa Messa, seguita dalla benedizione impartita da Don Bartolo. È stato questo il momento anche dei saluti istituzionali con il primo cittadino Walter Sandretto che al fianco dei priori 2024, ovvero Silvia Rolle, Michela Magnino, Cesare Ceresa e Samuele Ercolini, del vice sindaco Graziano Cortese, della polizia locale e dei rappresentanti della Coldiretti Valperghese, ha non solo confermato la vicinanza delle istituzioni agli agricoltori, ma ha ribadito l'importanza del loro ruolo nel quotidiano. We'll be right back.
argomento ripreso e reso ancora più forte dalle parole di Mauro Fava e Andrea Cane, consiglieri della Regione Piemonte, che hanno preso a parte anche loro alla giornata, confermando la volontà di sostenere i diritti dei coltivatori nelle sedi opportune. A chiudere l'intesa, domenica, la sfilata dei trattori per le vie di Valperga e quindi il pranzo in frazione Gallenca.